Bondi, Nuores Ladines, Mario Ferruccio Belli, Tele Belluno. E ho detto l'ultima volta che sono stati insieme che se ne parla anche di Pi della Iesa de Ampezzo che quest'anno segnala, matura i suoi 10 anni di essere stata elevata a Basilica Minore. Ecco, posso dire in che dialetto, la nostra Iesa de Cortina d'Ampezzo. Come che le chela de Feltre, i santi Vittore e Corona, e come che le chela de Belun, il Duomo, le da 10 anni Basilica Minore, che è un onore grandissimo, tanto vero che in tutta la diocesi che ne tre soltanto. Ecco, ho detto, però un argo della Iesa, parce e la così bella. Intanto bisogna dire di Iesa. Allora, no, pardon, la Iesa, da de fora, e dopo dovete vederla insieme, al manco questi pochi minuti che dedico alla nostra Iesa. Iesa che è stata fatta nel 1769, l'ordine de Faila, i Lahore 1770, 71, 72, 73, 74, che anche le è morto al costruttore che era Giuseppe Promper Costa della Valbadia, e l'ha continuata suo padre e suo fratello, Giovanni Battista e Giuseppe Giovanni Battista e Mattia. Loro l'ha finita nel 1775. C'è per caratteristica ala, che lei è stata pensata da un architetto che studia bene l'architettura religiosa di quei anni là. Allora, visto che sono di John, c'è che lei che colpisce di Pi. Colpisce di Pi la luminosità e là è data da 16 lampadari, 16 finestroni, scusami, lampadari con il nome che è al centro, 16 finestroni. Colpisce di Pi l'armonia delle sue misure. Allora, Carchedon gli ha detto, le misure Cale-Eles, io sai che anche chi ha fatto i lavori con Don Davide Fiocco, che la metti tu al pavimento nuovo di pietra di Dolomia, che le picciò da camminare, più bella da vedere, invece prima era marmo, in che là l'ingegner Menardi l'ha fatto anche dei lavori al Querto, che l'accomodà, l'ha fatto lavori alla struttura esterna perché gli ha ridipinto, perché era sporca e netta, e anche misurare nella lunghezza, larghezza e altezza. Allora io gli dico perché lei 38,75 metri la lunghezza, l'altezza ciapala a gnocche le al coro, diciamo, a gnocchi che gli diede l'epistola e a gnocchi che gli diede il Vangelo. Ecco, quel punto là, l'altezza lì, 19 metri e 23. E la larghezza in quel posto là, 11 metri e 24. Perciò hai dato tutti e tre i numeri qua. Perciò i numeri molto vicini della chiesa che do a Roma, la Cappella Sistina, se di tutte quante la Cappella Sistina sia la più bella chiesa di tutta la cristianità. Allora, perché è così bella? Allora, chi che conosce che la Cappella Sistina, che tu devi vedere, i conta che le è stata fatta sulle misure del Tempio di Salomone di Gerusalemme. Salomone, fiol di Davide, è stato uno dei famosi, che nella Bibbia che ne parla di lui, e l'ha fatto il Tempio di Salomone, che poi lo ha distrutto i Romani. Allora, le misure del Tempio di Salomone, secondo chi che parla, le ha portate pari pari alla chiesa che dicevo, do a Roma, Cappella Sistina. Guarda caso, la Cappella Sistina, le misure che adesso io vi dico, la lunghezza è 1 metro in P, 1 metro e 18 centimetri. Ecco, più o manco sto qua. L'altezza le 20 e 70 e le 1 metro e 47, l'altezza della nostra chiesa 1 metro e 47, largo di Pi. La lunghezza, scusate, è detto lunghezza, altezza, larghezza là sul coro, le 13 e 41,
contro i nostri 11,24. Allora, la misura della nostra chiesa di Ampezzo, voluta dagli ampesani nel 1769, costruita da Promper, che lei ha studiato d'architettura a Roma e che a Padova, e lei ha studiato tutto che lei era da studiare delle chiese, non è detto che non avesse pensato di farla uguale che la Cappella Sistina. Hanno che le poche differenze, al massimo di 1,48 m picciola, la lunghezza, che è niente, di altezza 1,47 m e di larghezza 2,17 m. In picce ha la nostra chiesa, cade Ampezzo, che ha i due larghe, diciamo, barocche a metà, ma che anche un al vede la chiesa, adesso vedo anche un'altra figura, se il nostro collega me la mette da vedere da lontano, non si nota i due larghe, si vede soltanto la bellezza di alta, di lunga e di larga. Adesso vedo di poterla vedere insieme da nuovo, con un bel interno luminoso che hanno fatto apposta per poter poi di avere un altare. Ecco, adesso spero che... Eccolo qua. Vedete questa chiesa qua. Guardala quanto che è bella. L'occhio non è tolto via dai due larghi, non si vede neanche. Si vede, colpisce la lunghezza, l'altezza e la larghezza di c'è. Misure vicinissime a quelle della Cappella Sistina. Ecco, staccale è una specie di novità, di novidezza che tirano fuori in cui che festeggiò i 10 anni di Basilica Minore, che è stato un onore che la ciapà Don Davide Fiocco allora e che sta poi ricordando appena esce della porta della chiesa, l'esto qua che lo ricorda chi doveva avere e ringraziare il Sommo Pontefice Benedetto XVI. Ecco, allora, Don adesso vede un altare, c'è poi un altare maggiore, tanto che quel che le colpisce l'occhio, ha anche qualche particolarità che vorrei che fai vedere. Ecco, l'altare maggiore ha delle caratteristiche uniche, intanto di legno, non di marmo, come qualcuno pensa, di pietra, marmo, è tutto legno, ed è stato tutto voluto dallo scultore che ha un suo nome e cognome perché sta che ha ideato quella cosa che si chiama vediamo che si chiama qua il nome esatto Mushak Junior. Lei è nascuto nel 1745 ed è morto nel 1793 e l'ha fatto l'altare come chi è ordinato e fai la commissione comunale di Cortina e dedicarlo ai due santi patroni, ma in questo punto qua è intervenuto di mezzo l'arcivescovo di Gorizia che allora era quella che governava Cortina, perché anche io sarà il patriarcato di Aquileia 1751 per 30 anni, 37-38 anni, e Ampezzo è stata passata sotto Gorizia. Poi alla fine di Gorizia, sotto Bressanon, come che le sta poi per tanti anni, due secoli più o manco. Che anche lei sotto Gorizia, in che gli anni da Gorizia lei ha una sua caratteristica di essere una delle diocesi più serie, eccetera. E in su, come più a Cortina, uno che era parente dell'arcivescovo di Gorizia, Carlo Michele di Athems, il che in su a vedere la chiesa nel 1751, l'ha detto, guardate che la chiesa è brutta, allora gli ha fatto un pensiero e gli altri gli ha fatto la nuova che ho visto prima, cioè questa che è la nostra chiesa, e gli ha incaricato di fare l'altare a questo Mussac, e l'ha fatto i lavori, come da detto, con quattro colonne, con due santi, che secondo gli atti doveva essere Filippo e Giacomo. Invece non vedo che non è, scusami che torna fuori, né Pietro e Paolo. Nel contratto fatto nel 1769, la così lei ha reni fuori Filippo e Giacomo. Ma si vede che il patriarca di Gorizia, chiamando il patriarca, ma si chiama arcivescovo, comunque, che l'era succeduto a chi altri vescovi, che anche gli ha detto, metto là, e la rispondu sicuramente, guarda che i vostri patroni, in figura sulla pittura,
cameton Pietro e Paolo in segno di fede che ho a Roma. In P, la gulu fa un'altra roba che si infima all'altare, che adesso se non la vede, che è una specie di medaglione, chiamonolo, che è un bassorilievo in legno che rappresenta la Madonna Immacolata Concezione. Allora, siccome che sono nel 1775, così che sono un secolo prima che venisse dichiarata dal Vaticano la roba, così che a Gorizia già Isaia e già sosteneva che la Madonna l'era immacolata. E allora il al famoso, che vi dicevo prima, Athems, che era poi anche un conte, tutti nobili insieme, arcivescovo di Gorizia, che lei so d'Arman più anla così, l'ha detto, sora metton l'immacolata. Ecco che ho visto una cosa che poche fa, c'ero che ha fatto l'immacolata, un scultore dei dischi della Val Badia, ma mi pare che se più che altro gli parla dei vicini di Innsbruck, una cosa del genere, perché al nome so, sui libri catastri, l'ho chiesto, Peter Hopfner, 1773 l'ha fatto questo lavoro qua. Peter Hopfner, uno scultore che ha detto io farò che mi dice voi, per farlo che là. Fra l'altro non so anche lei Hopfner, perché so femmina, anche a finire la chiesa nel 75, la porta fuori un crocifisso, che in cui non vedo perché non entra nel nostro discorso, che è proprio là le caratteristiche dute di Hopfner, di cura molto bene, tornò a vedere da nuovo l'immagine, si vede il manto della Vergine, si vede i nastri che viaggiano intorno, ecco, questa cale è la sua finezza, Peter Hopfner. Dopo l'altare vendò anche la pittura, che la pittura di Lazzarini, va bene, insomma, oltre a denti insieme, poi nel tabernacolo, tutto quanto che un pensa, guarda, marmo di Verona, rosso, marmo bianco di Carrara, tutto quanto legno. Allora, tanto ho udito argo di nuovo de Bel, in occasione appunto dell'elevazione a Basilica Minore. Poi, ed è un dettaglio che somea fai capire, l'altare sore su in alto, che adesso non la vedono da nuovo, l'altare maggiore, ha una scritta che dice privilegiatum, adesso bisognerai la vista buona, ma vorrei che sora la pittura, io credo la Madonna con i due patroni, sotto della Madonna la sua infima, che è una scritta privilegiatum, ecco che adesso al vedon, che là lì un privilegio che l'arcivescovo Conte di Gorizia, Athems, che anche in sua consacrala, l'ha detto, io vi faccio anche un privilegio per chi che dice la messa qua, chi ha delle indulgenze speciali. Però, proprio lei nel suo atto, ha detto, metterete sopra l'immagine della Madonna, eccetera, la scritta altare privilegiatum. Il privilegiatum è stato fatto nel 1775. Quindi, godì che i seieci che faceva sti nostri antenati, e chi chinie sua di le mese, chi domandava, perché la sua infima elo 1700, la stradata insieme, e che sarà anche il privilegiato, perché l'arcivescovo de Gorizia l'ha dato un privilegio speciale alla Chiesa, come che la colù su in cima la Madonna Immacolata, come che la colù i due santi, no Pietro, no Filippo e Giacomo, ma Pietro e Paolo. Ecco, altare interamente di legno, caratteristico della Chiesa de Cortina. Allora, ho un'altra roba ancora da dire di questa nostra chiesa. La chiesa che è adesso già elevata a quel grado là, si va a vederla sempre perché le verta. Per entrare, dice la chiesa, non si paga niente perché è giusto che sia così, nella chiesa non si deve pagare, ma se uno fa l'offerta, la fa. Se un poco sei argo di P, alla porta della chiesa alciata anche un foglietto in sei pagine che è scritto su guida alla visita,
e lo ha tradotto anche in inglese e anche, mi ha detto, in giapponese, e che dei turisti, chi muova a Cortina, chi vada per la piazza, le proprio davanti dell'albergo Posta, davanti accanto al municipio, sotto il Ciampanin, sotto proprio nel cuore di Cortina, sta chiesa, e entra a vederla, e vede tutte queste belle robe, e poi torna indosso e vede sul bancone che una guida alla visita di questa chiesa che è stata fatta anni fa, che anche lei era ancora Don Davide Fiocco, poi l'ha rinnovata con Paolo Arnoldo e adesso anche col più grande Cortina, che è Don Ivano Brambilla, che va ad immessa nella chiesa che è stata elevata a Basilica Minore. Quindi anche nei 10 anni che le è stato fatto questo onore, che noi sono lieti in cuore di ricordarlo dopo 10 anni e ringraziare chi che ha fatto questa cosa, cioè Don Davide Fiocco, con l'aiuto della professoressa Maria Criscuolo a Roma e con un testo pubblicato allora per via riservata per il Vaticano, in cui che è accessibile a chi che è interessato di vedere queste cose qua. Mi pare che ho detto tutto, della chiesa ho parlato abbastanza, dell'interno sarei da parlare anche di quattro altari laterali, ma il tempo non ne è, solo per dire che ne è un altare molto speciale che è del scultore Brustolon, che ha portato tanto in giro anche per l'Austria, che anche l'era altar maggiore. Adesso, visti lei a sinistra entrando, con tutte le statue, con tanti angioletti, seminudi, anche lui ha detto mai i nudi, vabbè, gli angeli sempre nudi. Di fianco di che là, le due altre altari, che è un dedicato alla Madonna e uno a San Giuseppe, questo è speciale perché è pittore Giuseppe Ghedina, che l'ha fatto a nome del suo padre, che era Giuseppe, ed è lui che era Giuseppe. Ecco, ho parlato abbastanza della chiesa, dei quattro altari, del suo altare maggiore e soprattutto dell'elevazione a Basilica Minore. Con ciò, Tele Belluno, la nuova Radines, saluto a tutte quante, Don Lorenzo dell'Andrea e chi si beguarda. Alla prossima volta, sali da po'.